Caro Vita. Riprendiamoci il salario. Al governo che rapina, al padrone che affama, rispondiamo con l'autoriduzione delle bollette. Nelle fabbriche del nord si raccolgono le bollette e si paga il 50% alla posta con un conto corrente. Nei quartieri popolari si lotta da anni per l'autoriduzione a lire 8 il kilowattora, prezzo pagato dagli industriali e dai commercianti. Non paghiamo i costi della crisi. Con l'organizzazione autonoma prendiamoci le case al 10% del salario. Giusto affitto operaio. Facciamo la spesa politica. Coordinamento nazionale delle assemblee dei comitati operai di quartiere. 1972. Comitato di lotta Valmelaine. Lottiamo con l'autoriduzione e lo sciopero dei fitti, con l'occupazione degli alloggi sfitti e delle aree libere per affermare il diritto alla casa e difendere il salario. Affitto proporzionato al salario nel pubblico e nel privato, garanzia dei servizi nella casa e nel quartiere e il loro prezzo politico. Difesa delle condizioni abitative, pieno utilizzo sociale del patrimonio edilizio privato e pubblico con la requisizione degli alloggi tenuti sfitti, esproprio delle case fatiscenti in intervento pubblico, uso proletario del territorio, uniti con gli edili per la garanzia dell'occupazione contro il boicottaggio della proprietà privata, piani immediati di risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, piani urgenti di investimento pubblico nell'edilizia, organizziamoci nell'unione inquilini. 1972, movimento autonomo per la riorganizzazione degli alloggi. Mille lire e sei già in bolletta. Difendi la tua spesa, chiama il governo, telefona al 6712. 1974, movimento autonomo di protesta popolare. Tutto quanto ha un'etichetta con un prezzo di mercato. Fermi tutti, la FIP rapina, arricchisce e corrompe i dirigenti, uomini politici, partiti. Vogliamo un telefono a un prezzo equo. 1974, protesta popolare. Noi siamo giovani disoccupati di puntini puntini, un detto vale l'altro, e questa giungla di asfalto è la nostra galera con le mura trasparenti. La birra, magica Roma, poco sesso, sconvolgimenti e buona musica quando c'è, ci aiutano a perdere il nostro non tempo in questo non posto di merda da cui vorremmo evadere. E non ci piacciono né la disoccupazione né lo schifo di lavoro che ci offrono, né chi ci controlla, né fare la naia, né i fascisti, né l'eroina e politicanti di tutte le razze. A volte sembra che ce lo dimentichiamo. E allora? Allora è ora di muovere il culo ogni volta che si può, soprattutto quando non si può. Fuori dal ghetto, dai baretti, dai muretti, dal lavoro che c'è là, dalla scuola che ci va, perché abbiamo un mondo da conquistare per ogni catena che riusciamo a spezzare. 1977, Movimento Giovani Anarchici. Thank you.